Questo di chi è, Andrea? Due direi, signore. Ok. Grazie. A noi, non si deve passare. Buongiorno. Grazie. Un panino? Che moda avete? 46, Yamaha? BMW R. Mi sono comprato l'altro giorno la SP2 della dell'Honda. Forza Piero sul castello. Ti piace piccante a te? Piace piccante? Oh, questo è per me. Questo è per te, sì. E tuo marito? No. Abbiamo capito che è fianco per caso. Ognuno i mariti suoi, Signora, ma è sempre un compagno, no? No, io sto qua per caso. Ma pensavo che era compagno di fila, dico. Manco di fila. Ne manco di fila. Manco di fila. Manco di fila. Signora Vera? Sì. Ma te ne dire le mani, basta che non sia. Allora ora vi faccio assaggiare questa qua, motociclisti. Lo conoscete l'aglio? E noi siciliani l'aglio una volta era il tartufo. Il tartufo. Questa per noi per esempio è marivana. Sì, ora si chiama origano. Ma prima ce la fumavamo, capito? Bene signore. Sappiate che la ricotta è il bene più importante per l'essere umano, però purtroppo vi devo dire non c'è più sciocco dell'essere umano che pur di far capire al suo amico, compagno, moglie oppure vicino di casa che lui è uno che ha girato il mondo. No, io mangio salmone, no, io mangio svizzero. Oh, ma mangi la roba che c'è qua. Io ho girato il mondo, tutto il mondo e il paese, più bello dell'Italia, purtroppo mi devo dare, dopo sono persistente, non ce n'è, aria bella, c'è il caldo. Signori, ricordatevi che il caldo non viene per fare un favore né a me, viene per aiutarci. Molti anziani muoiono di raffreddore, i polmoni si ammalano, perché sento caldo ventilatoio, sento caldo aria condizionata, questa ci asciuga i polmoni. Che bello. Anche tu sei bello. Vieni qua, avvicinati. Grazie. Prendi. Quando prendi, apri la bocca. Signora, grazie. Prendi, non ti vergognare. Abbi più forza, non ti preoccupare, vieni. La mano così come a tutti. Vieni, signorina. Alfreda, come ti chiami? Alfredo. Vabbè, non sto scuola. Tu sei uno che te la tira. Sono della mia. Non la messa la bene. Enrico. Che bella ricotta, mamma mia. Non è andato, io vuoi un panino. Vieni, prendi qua. Prendi, ma io ho comprati questi coperti. Dagli coraggio a sta ragazza. In acqua. Poi, prendi il
artisti, sì. Anche un artista, sì. Sì, un ragazzo, sì. Grazie. Bene, grazie della pazienza. Sì, va bene. Ok. Bellissimo. Sappiate che non è importante quello che mangiate, non è importante quello che spendete, ma è importante quello che socializziamo. Sì, sì, è vero. Che fate? Se me lo puoi tagliare facilmente, l'ho comprato qui, capito adesso? Se come non sapete. Grazie a te. Aspetta, e chi? Cosa ci deve fare? Chi vi fa cose anche? Questa è una cosa che non abbiamo mai mangiato da noi, la mostra sì. Possono essere tante cose. Ma con Tito va fatta sempre. Già l'hai pagata, come ti chiami? Sì, l'hai pagata già. L'hai pagata. A tua moglie, che è stata moglie la casa? La signora Natascia. La figlia me l'ha preparata e alla moglie l'ho pagata e al marito me l'ha... La pizza. Quale fai il panino? E tuo genero lo è mortalato. Ma io l'ho mangiata così. Faglielo odorare e poi gliela fai così. Grazie a te. Mi devo dare differenza? No, no. Guarda, dagli un bacio a quella persona con la maglietta blu che è dietro di te. Hai pagato, già hai pagato. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Prosciutto? Sì, 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 guarda. Arrivederci, alla prossima, arrivederci. Ciao, ciao, Sandro. Ciao. Sapori che sono del nostro territorio, questo panino lo deve mangiare come se fosse un violino. Un violino. Sì, perché io ho rispetto della natura, ho rispetto di quello che mangio, di quello che faccio mangiare. Per me il cibo che è a chilometri zero fa bene. Questo è il rispetto. Grazie. Prego. Grazie.